No. Forse. Ma che forse? Sicuramente. Allora, sentite cosa ha scritto il Guardian, anzi The Guardian, il quotidiano inglese tra i più prestigiosi. Raffaella Carrà, un'icona di modernità per almeno due generazioni di donne che, anche grazie a lei, hanno imparato a prendersi la meritata libertà nella vita e sotto le lenzuola. E tutto questo grazie al Tuca Tuca. Si chiama Tuca Tuca, Tuca. L'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. Eccoci qua, la carrambata stavolta l'hanno fatta a me, così ha detto a Raffaella per questo inaspettato, quanto gradito, complimento. Buongiorno ai nostri ospiti, Enzo Paolo Turchi, senti l'applauso, da Milano Maurizio Bossi, sessuologo, e Chiara Maffioletti del Corriere della Sera. Grazie per essere con noi. Enzo, te lo devo... Non parleremo del Tuca Tuca perché, come dire, ti è venuta quasi elefantiaca ormai come situazione. Cosa hai pensato di questo riconoscimento? Ma, ti dico la verità, quando me l'hanno detto, quando l'ho letto, mi ha fatto molto piacere, ma inconsciamente me l'aspettavo, perché Raffaella è una grande. Io che ho vissuto un periodo della mia vita con lei, girando mezzo mondo, doveva per forza arrivare questo riconoscimento, perché lei è una donna eccezionale, è un'artista che porto nel cuore. Abbiamo vissuto tanti programmi televisivi sia in Italia che all'estero. Parla, così sì, non sì. Ti sentono comunque. Puoi parlare ma non ti sentono, per cui perfetto. Ricominciamo da capo. Enzo Paolo Turchi, che piacere averti qui. Te l'aspettavi questa cosa del Tuca Tuca? Bene. mi aspettavo del riconoscimento di Raffaella sicuramente, perché prima o poi doveva arrivare una donna come lei, un artista come lei, che veramente ha lasciato un segno e continuerà per tutta la vita, ancora per altri 100 anni. Sa ballare, sa cantare, sa recitare, sa condurre, sa pensare. Sì, ma c'ha la sua grande personalità, che è la cosa più importante, secondo me, questo carisma sul pubblico, questo suo modo di mettersi in gioco sempre. Tu vedi una Raffaella sempre nuova, in qualsiasi momento. Senti un po', parliamo di questo Tuca Tuca, tanto nessuno ti ha mai fatto domande su questo ballo, figurati. Ballo nuovo. Che poi a vederlo oggi dice, ma che vuoi che sia, ma all'epoca fu una cosa devastante, sì. Cioè la temperatura ormonale a casa saliva, il dirigente Rai, sì, che era molto dirigente, sì. Che cosa... No, io mi ricordo, eravamo al Teatro delle Vittorie, scese giù, disse no, assolutamente questo ballo, niente, vi toccate, non esiste. E allora Gino Landi, coreografo. E, che vi siete inventati? Lì c'era la camera 2, sai, fissa. Siamo messi, se vedi, molto, e si vede pure, molto così per non far vedere. E non ci tocca, io specialmente non dovevo toccarla, è una cosa incredibile. Infatti tutti storti, stavamo lì all'inizio. Vabbè, avete mantenuto la distanza di sicurezza, in tempi pre-Covid. Vedi, ecco. Chiara, eccoci qui. Allora, Tuca Tuca, a far l'amore comincia tu, tanti auguri, rumore... cosa ha di speciale Raffaella Carrà e questo caschetto biondo che, senza alludere, però accendeva? Assolutamente sì, lei è stata una donna prima di tutto di una modernità impressionante, perché anche rivedendo questi filmati in bianco e nero lei ha proprio l'aspetto e, come dire, l'aura della diva di oggi, però non della diva di ieri. Cioè è capace sia con, come dicevamo, sia con, per il modo in cui ballava, come si rapportava, come si esprimeva,
riusciva a trasmettere qualcosa che andava oltre il momento artistico, ma che era veramente quel messaggio che poi è arrivato dai dirigenti della RAI a tutte le persone a casa, soprattutto le donne, di poter essere altro rispetto alle casalinghe che soprattutto erano negli anni 70, perché appunto la sua carriera televisiva è esplosa negli anni 70, quando tendenzialmente le donne erano a casa a cucinare, come lei stesso diceva in alcune interviste, e gli uomini lavoravano. Bossi. Lei invece era una donna protagonista al centro della scena, con un fantastico Enzo Paolo che sicuramente l'ha proprio aiutata e valorizzata tantissimo, secondo me, per cui un grande Chiara, ti devo interrompere perché vedo Bossi che sta fremendo, perché forse vuol dire qualcosa riguardo a quegli anni, a quelle donne e alla funzione dirompente di Raffaella. E a quegli uomini, direi, a quei mariti che erano ancora sotto l'effetto delle gemelle Kessler, delle dee nordiche erano, delle donne irraggiungibili non solo per la lunghezza delle loro gambe, delle loro arti inferiori, ma entrò Raffaella. Raffaella era una di noi, dall'Olimpo alla casa vicina. E dunque questa donna veramente liberò le donne. Nelle strade si raccontava di mandare la fantasia al potere. Ecco, lei diede la fantasia, il potere della fantasia a tutte le donne, nelle case, nelle coppie. Questo è molto importante, ma attenzione, non solo nelle case. Raffaella entrò anche nelle università di medicina. Si racconta in proposito un aneddoto simpaticissimo. Un giorno c'era una lezione di anatomia e si parlava del onfalo. Onfalo è il termine tecnico per indicare l'ombelico. Ebbene, durante quella lezione a un certo punto fece capolino l'attributo di Raffaella. Dunque, pensate, una donna che è riuscita a coagulare attorno a sé l'interesse di molti. Ancora oggi tantissime persone pensano di essere l'ombelico del mondo. Ecco, lei invece ha fatto una cosa importantissima, ha fatto parlare il mondo del suo ombelico. Allora, siccome per quel poco che conosco Raffaella so essere molto superstiziosa, qui tutti dicono era. Raffaella è, evviva, e lotta insieme a noi. E guardate un po' che popò di omaggio musicale abbiamo preparato. Scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 live. È un disastro se me ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Amore, carino. Non so, sarà che soli si muore. Carino. Non so, sarà che brucia la pelle. Che ci sono le stelle. Qualche cosa sarà. Ooh, can I tell you? È passato del tempo, ma la sensualità è rimasta intatta, sensualità mista ad eleganza, e non sempre le due cose viaggiano di pari passo. Diceva prima il professor Bossi dell'onfalo, dell'ombelico, perché poi qualche problemino l'ha creato sto ombelico. Sì, però l'ombelico, lei ha mostrato il suo ombelico perché c'era intorno un corpo stupendo, una donna stupenda. E poi l'ombelico è stato la ciliegina che sulla torta. Lo enfatizzò Alberto Sordi. Diede proprio quando ha fatto il Tuca Tuca, il grande Alberto Sordi. Però lei era amata dagli uomini,
ma era amata tanto dalle donne. E anche dai bambini, perché con Maga Magella... E dai bambini, questo è incredibile, ma perché lei era così, ma in tutto il mondo. Io racconto una piccola cosa, una volta facevamo una tournée in Spagna, come sempre 10.000, 20.000 persone, c'era un traffico, era un posto tipo Rimini Riccione, e lei non riusciva a passare con questa, con l'auto, con l'autista, mi ricordo, noi stavamo dietro, doveva iniziare lo spettacolo, ha fermato un signore con la vespetta e ha detto mi dà un passaggio, è salita sulla vespetta e è andata lì, è salita sul palco. Perché è semplice. Ecco, questa è Raffaella Carrà. Chiara, le canzoni di Raffaella Carrà sono ancora oggi una bandiera di libertà e anche di, come dire, lasciarsi andare piacevolmente. Si ballano nelle discoteche a fianco a grandi pezzi di musica soul, funky e rap. Come mai, secondo te? Allora, il perché, secondo me, è perché appunto ha questo tratto delle dive senza tempo, cioè appunto come avete mostrato, le immagini sue non sono immagini moderne rispetto ai tempi, rimangono moderne oggi, nel senso che potrebbe essere un'esibizione di Achille Lauro e invece è un'esibizione di una diva che lo faceva molti, molti anni fa. Lei tuttora non si spiega il successo che ha avuto e nemmeno perché si è diventata un'icona anche nel mondo gay, per esempio. Però di fatto lei, con la sua allegria contagiosa, con la sua modernità, anche con i costumi che Chiara, mi hai dato un assist strepitoso, è piaciuto tanto ai gay. Bossi, come mai, perché? Essere un'icona del mondo gay o di altri mondi non vuol dire essere un testimonial. Sono due termini apparentemente uguali ma diversi. Non c'è bisogno di testimoniare con la propria vita il proprio orientamento di genere. Nel caso di Raffaella è stato il suo comportamento, il suo modo di porsi, il suo modo un po' trasgressivo, certamente, però è quello che ha colpito la fantasia, il poter avere il coraggio di mostrare l'ombelico, certo, ma non solo. Dunque, questo secondo me è in primis. E poi ricordiamoci, 1978, se la memoria mi assiste, che cosa è successo? Una canzone, una bellissima canzone. Luca era un ragazzo di cui Raffaella si era invaghita, almeno così si dice, e che non accettò le sue profferte, perché era diventato, si era orientato diversamente, diciamo così. Ebbene, anche quella canzone ha aiutato a dare un'etichetta, quantomeno, chiaro, a una possibilità, chiaro, di una tolleranza, perché allora si parlava di tolleranza. Dobbiamo, obtorto collo, chiudere questo mini spazio dedicato a Raffaella. Come fai a condensare la storia della televisione italiana in 12 minuti con la Maffioletti, Bossi e Turchi? È impossibile. Avevamo parlato di Alberto Sordi? Bene, e allora a questo punto il tucatucca sdoganato, grazie alla vostra intuizione, mi piacerebbe tanto sapere il nome di quel dirigente, ma comunque che l'avete sdoganato e Alberto Sordi lo ha reso ancora di più immortale. Grazie ai nostri ospiti e grazie a Raffaella Carrà. Si chiama tucatucca. Pronto.